Buonasera. Questa sera, a conclusione di Fede e Arte, una iniziativa pluridecennale che ogni anno intende porre nel linguaggio artistico, quindi pittorico, scultoreo, poetico, di racconti, letterario e musicale, offre alla città l'opportunità di riflettere sul messaggio della lettera pastorale del Vescovo alla sua Chiesa. È un'iniziativa unica, non solo in Italia, forse anche in Europa. Concludiamo dunque questa iniziativa del 2022 proprio con il concerto per la pace. Direttore Giorgio Blasco, che è anche il fondatore di Notre Dame Chapelle Ensemble di Trieste, che ha sede appunto nella chiesa di Notre Dame de Sion. Si serve di un coro di qualità chiamato Silvule Cantores. Egli pone la sua capacità di direttore d'orchestra, si avvale di violinisti di qualità come Pietro Zanon, Marco Zanettovic, e poi ha tra gli altri, ecco, i violini Aura d'Orlando, Piero Zanone Zanettovic, abbiamo detto, e Onedì Reca, violoncello Francesca Costini, contrabbasso Marco Abrescia e flauto solista Ettore Michelazzi. Questa sera abbiamo voluto, con senso di sofferenza e di speranza, offrire questo concerto per augurare all'intera famiglia umana e in modo particolare all'Europa un periodo di pace. Questa guerra guerreggiata dell'Ucraina, Russia e Ucraina, stringe il cuore a tutti, soprattutto quando vediamo le scene di donne, bambini, di ospedali distrutti, case saccheggiate, poi le eco degli abusi e delle situazioni di difficoltà che ogni violenza porta con sé. E allora, proprio cogliendo quello che è il messaggio del Santo Padre, noi vogliamo offrire alla regione intera proprio questo concerto di riflessione, affinché nei nostri cuori ci siano sempre sentimenti di fratellanza e di pace. Proprio questi giorni abbiamo dovuto con sofferenza constatare una frase ingiuriosa nei confronti della comunità ebraica di Trieste. Noi dedichiamo anche questo concerto per riparare a questa violenza, a questo razzismo che non finisce mai. E noi vorremmo, e colgo le parole del rabbino, che la nostra città multietnica e multireligiosa possa veramente educare ciascun cittadino di qualsiasi età e di qualsiasi etnia e religione al dialogo e alla convivenza pacifica. Vogliamo e auspichiamo che siano anche le scuole ad aiutare un percorso proprio di dialogo, di reciproco ascolto e di reciproca ricchezza. Ecco, questo concerto sia proprio augurale per l'intera nostra regione, perché ci educhiamo veramente alla fratellanza e alla pace.
Benvenuti a questo incontro, questo concerto intitolato appunto per la pace. Abbiamo scelto un programma con dei brani di epoche diverse, però caratterizzati da un punto in comune. Sono tutti brani a carattere meditativo. Infatti non ci sono brani allegri o danza, cose del genere, ma brani che inducono, ispirano la riflessione, la meditazione. Inizieremo con l'adagio per arche del compositore statunitense Samuel Barber, vissuto nel 900, è un brano famosissimo, viene eseguito anche da, per quanto sia stato composto in forma di quartetto, viene eseguito anche da parte di orchestre grandi. Noi abbiamo un quartetto anche per motivi di acustica e speriamo che riesca a rendere questo invito alla riflessione.
il programma prosegue con parlando di Cristo più bambino. Il compositore che è stato uno dei primi, se vogliamo, autori di opera intesa in senso moderno, perché è vissuto prima di Verdi e di Bellini. Dall'opera Orfeo noi eseguiremo un brano molto famoso intitolato Danza degli Spiriti Beati e, come scritto anche nella partitura originale dell'Orchestra Grande, la linea melodica viene eseguita da un flauto solista che qui suonava appunto accompagnato dagli archi. Il flauto solista è, questa sera è Ettore Michelazzi. Thank you.
Il brano che ascolteremo adesso è un brano in prima esecuzione assoluta, perlomeno per Trieste e forse per l'Italia. È un brano che io ho ricostruito, così dopo è stato un lavoro abbastanza impegnativo, un canto scritto da un monaco armeno vissuto tra il 900 e l'anno 1000, quindi questa musica è stata pensata e scritta 1000 anni fa. Originariamente, anzi, l'originale è un canto in antica lingua armena, che adesso sarebbe stato improponibile, ma viene eseguito anche in versioni diverse a seconda di chi è musicista, che ha ricostruito questo brano da pochi segni, più delle figure che non le note, che quella volta non esistevano ancora. E viene eseguito qualche volta anche da qualche coro nelle chiese armene, e cantato anche in questo caso nell'antico armeno, che gli armeni attuali non conoscono nemmeno. E io ne ho fatto una realizzazione per flauto, accompagnato da un pedale, una nota lunga unica del violoncello. Anche il titolo è interessante, Avun Avun. Avun in armeno, nell'antico armeno, significa uccello. Perché questo nome? Dato da questo monaco che si chiamava Gregor Narekatsi. Perché Narekatsi? Perché era originario della città di Narek. Poi è stato fatto anche santo, secondo la chiesa armena. Avun, secondo la tradizione religiosa dell'Armenia, era un uccello che cantava le lodi del Signore. E dopo aver cantato le lodi del Signore, chiamava a raccolta gli altri uccelli, quindi Avun, Avun, uccelli, uccelli, per cantare assieme le lodi del Signore, e cantando assieme si rinforzava anche l'intensità della preghiera e quindi anche il significato, l'auspicio. Ecco, questa è la storia di questo brano che adesso ascolterete nell'esecuzione sempre del nostro ottimo Ettore Michelazzi e di Francesca Agostini. Thank you.
Prima dell'inizio di questa parte dedicata alle sole voci, vorrei rivolgere un saluto al maestro Giuseppe Botta, che doveva essere qui con noi, che poi è il direttore del coro, ma a seguito di un problema di salute non è potuto essere presente, e noi comunque vogliamo ricordarlo magari con un applauso. Lascio la parola alla professoressa Elisabetta Richter, che vi dirà due parole specifiche sui brani che verranno eseguiti. Allora, buonasera a tutti. Dunque, il primo brano che noi faremo si intitola Stella Splendes ed è un anonimo spagnolo del XIV secolo, è un processionale. E dopodiché, non come il programma sta scritto Stella Cieli, ci sarà invece un altro brano, Ave Vera Virginitas, che è di Josquin des Prez. Thank you.
Benedictus del compositore Carl Jenkins. Carl Jenkins è un compositore gallese vivente, nato nel 1944 e tuttora attivo, autore di molti brani famosi. Questo Benedictus è un tempo dalla sua messa intitolata The Armed Man, l'uomo armato, che si rifà alla tradizione di oltre 40 messe che sono state scritte nei secoli passati sotto l'insegna il titolo L'Homme Armé. Ci sono state fatte varie supposizioni dei musicologi sul perché questo titolo L'Homme Armato, L'Homme Armé. Qualcuno ha ipotizzato che si riferisse ai crociati, ad esempio, o ad altri momenti particolari della storia. Molto probabilmente, come è stato scoperto o ipotizzato recentemente, The Armed Man era il nome di un'osteria nel Galles dove gli uomini del posto si trovavano alla sera a bere birra e a cantare, e avevano composto loro stessi l'inno dell'osteria, The Armed Man, da cui poi questo nome. È seguito a tutta questa serie di altre composizioni da parte di altri musicisti che hanno usato non tanto la parte melodica ma la parte ritmica di questo inno all'uomo armato. Adesso noi lo eseguiremo secondo com'è la partitura originale per coro e orchestra, con la differenza, ma sarebbe stato bello, ma anche questioni di spazio. L'originale prevede un coro di 80 elementi e un'orchestra di 100 esecutori. Sarebbe bastata la chiesa. Per cui io, come leggete, arrangiamento di Giorgio Blasco, ho dovuto curare tutta una rielaborazione per rendere possibile l'esecuzione. Bravo.
Il brano che segue non ha bisogno di presentazione, è un'Ave Maria che ho scritto io per questa occasione e quindi è la prima esecuzione. Thank you.
L'ultimo brano è un Pater Nostra, è un brano che è stato eseguito qui in quasi tutte le occasioni in cui la mia orchestra, questa è un'altra orchestra di flauti, hanno suonato sia in cattedrale che qui al CEO. Quindi non poteva mancare oggi in questa giornata particolare. Thank you.
Vorrei invitare il dottor Rosso, che è un organizzatore del Fede e Arte, ecco, che dica due parole a conclusione del nostro percorso così significativo. Ma vorrei anzitutto ringraziare ciascuno dei componenti, sia del coro Silvule Cantores, che flauto solista Michelazzi, poi ovviamente i violini Aura d'Orlando, Piero Zanon, Marco Zanettovic, Uedi Reca, violoncello Francesca Agostini, contrabbasso Marco Abrescia e ovviamente il maestro Blasco, quale facciamo un ulteriore, diciamo, applauso. Dopo le parole del nostro coordinatore di Fede e Arte, forse sarebbe auspicabile che Blasco ci facesse sentire la sua Ave Maria, prima esecuzione assoluta fatta qui nella nostra chiesa di Notre Dame. A tutti auguro e ringrazio la presenza e auguro un'ottima audizione con sentimenti di pace, edificare cominciando dalla nostra coscienza, dal nostro cuore, nelle nostre famiglie, nelle nostre città, proprio, ecco, un clima di pace, e auspichiamo che in Ucraina si cessi la conflittualità per poi giungere alla pace. Prego, dottor Rosso. Grazie dell'opportunità di ringraziarvi ovviamente per la vostra presenza. Il meraviglioso concerto a cui abbiamo assistito questa sera conclude la manifestazione Fede e Arte, che nell'ottava edizione si è svolta nel mese di settembre. Ogni edizione viene conclusa con il concerto finale, che pone, diciamo, un punto e fissa anche un appuntamento per la prossima edizione dell'anno prossimo, ed è una manifestazione che raccoglie attorno al tema introdotto dal Vescovo con la lettera quaresimale, raccoglie l'espressività creativa declinata attraverso la pittura, attraverso la scultura, attraverso la musica, la recitazione e la fotografia. In questo modo la creatività dei partecipanti, degli artisti partecipanti, si cimenta su un tema sacro e rappresenta delle opere che invitano, diciamo, i fruitori ad una riflessione anche spirituale. Il titolo che è stato dato a questo concerto, dedicato alla pace, conferma proprio che pur vivendo oggi in un momento storico in cui in molte parti del mondo l'uomo dà prova del peggio di sé, la cultura, l'arte, la musica danno la possibilità all'uomo invece di dare la prova del meglio di sé. E questo è un grande insegnamento, un grande monito e un grande insegnamento. Ed è opportuno ed è incredibile che questo concerto sia stato dedicato alla pace, perché è della pace che abbiamo in questo momento molto bisogno. Grazie.